Benvenuti a Mercato Flash, la rubrica settimanale di Siderweb dedicata al mercato italiano dell'acciaio. Nessuna novità riguardante i coils in Italia, il mercato viene infatti descritto come stagnante. I prezzi sono invariati rispetto alle scorse settimane, scarso ricorso all'import. Le lamiere da treno sul mercato nazionale sono caratterizzate da ribassi e domanda rallentata, in riduzione anche le offerte dai paesi terzi. Nel mercato di travi laminati continua la situazione di calma descritta nelle scorse settimane, con i laminati che registrano quotazioni cedenti a livello mensile, stabili i prezzi delle travi. Sono attesi aumenti per le bramme cinesi sulla scia degli aumenti di minerale di ferro e carbon coke. Nonostante ciò, il prezzo cinese rimane inferiore a quello dei concorrenti asiatici. Calma piatta sul mercato italiano della ghisa. Le quotazioni sono al momento stabili, ma tra i compratori emergono alcune richieste di ribassi. Il rottame inox è caratterizzato da prezzi tra lo stabile ed il rialzo. Nonostante la situazione attuale sia di domanda ed offerta deboli, la notizia del bando dell'acquisto di metalli russi della London Metal Exchange ha provocato un cambiamento del sentiment di molti operatori, che ritengono che nel breve potrebbe verificarsi un rincaro del nickel. Lievi rialzi per il rottame di acciaio al carbonio, a causa della carenza di materiale. Nell'ultima settimana si registrano aumenti di 5-10 euro la tonnellata rispetto alla settimana precedente. Con Mercato Flash l'appuntamento è, come sempre, a lunedì prossimo.